Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Sono le 8:31 di questa giornata, di questo martedì 23 maggio 2017. Beh, come vi ha già annunciato il nostro direttore Giulio Del Fiorentino ieri mattina, questa è l'ultima settimana di Buongiorno con noi. Purtroppo, gioco forza, siamo costretti a chiudere. A me, sinceramente, un po' dispiace, anche se ci sono delle levatacce da fare la mattina, però siamo ormai tutti quanti affezionati a questa trasmissione. Andiamo avanti fino a venerdì, poi ci concediamo la pausa estiva, riprenderemo poi con fine agosto, primi settembre. Stamattina credo di potervi proporre un'altra puntata davvero originale. Intanto vado a presentarvi gli ospiti. Sono con noi la professoressa Melania Marsili. Buongiorno, Buongiorno, grazie di essere con noi, Melania, grazie e uno dei suoi studenti è Niccolò Bonini. Buongiorno, a voi. Buongiorno. Niccolò con due C, Sì, Niccolò con due C, due. eh? Grande tifoso della Lucchese, tra l'altro, possiamo dirlo, eh? Ma stamani non è qui. Sì, poi parliamo anche della Lucchese, come no, noi parliamo della nostra Lucchese. Però lui stamani è qui perché, insomma, possiamo dirlo, Melania, è un po' tanto, quale scuola insegni? Ecco, Alla Custer de Nobili di Santa Maria a Colle, è una possiamo scuola dire media. che è uno dei scuola media, lui fa la terza media, è uno dei tuoi allievi, è un po' il fiore all'occhiello perché recentemente ha vinto il campionato italiano di calcolo mentale. Esatto, era un campionato nazionale e lui Appunto. quindi è questo campione nazionale di calcolo mentale. Senti, quindi possiamo dire che quest'anno in città a Lucca abbiamo due scudetti. L'altro lo sai di chi è? Sì. Eh? Di chi è l'altro? La Juve. No, Sì. io ti ho detto a Lucca, ma No, no. perché ora mi cerchi? La Juve non c'entra nulla, che se di là c'è Matteo Pedini che è juventino. L'altro scudetto è quello del basket femminile, io dicevo a Ah, Lucca. sì, è vero. Ah, Vero, l'ho sentito. e l'altro è tuo, vabbè, dai. Sì, hanno vinto insieme. Il giorno che vinse Ah, proprio lo Lura, stesso giorno. noi eravamo a Cervia a fare la finale. Quindi sono tre, dai, mettiamoci anche quello della Juve. Quello della Juve non contano più, vince sempre. Quindi. Senti, Melania, quando ti sei accorta che lui aveva queste qualità? Tu ce l'hai dalla prima media, No, ce io l'hai ce l'ho da da quest'anno, quindi l'ho quest'anno. preso in terza Quindi te lo media. sei già trovato. Già bravo così. Sì, e no, in classe si vede abbastanza presto quelli un pochino più svelti, soprattutto nel calcolo, ma lui è bravo in generale, no? Matematica. E ho sempre visto che era più bravo, insomma, sicuramente bravo in classe, ma che aveva forse anche qualcosa in più, no? E allora l'ho segnato a queste gare, gli ho detto proviamo a sfidarci, uscire fuori dal contesto scolastico, a vedere se è bravo perché è nel contesto oppure è proprio bravo. No, però voglio dire, fate le cose, allora poi lo vedremo, cioè fate calcoli che non sono davvero da tutti, anzi, perché se uno dice 7 per 8 più o meno, e anche su quello avrei qualche dubbio, perché ormai sono talmente abituati anche i giovani, e tanto cominciano ad arrivare i primi messaggi, non ho neanche detto niente, a fare i calcoli non più a mente, che magari, però so, 7 per 8 ormai lo sappiamo tutti che fa 63, no? Lo sappiamo, no? Però voglio dire, lui fa dei calcoli. Prima gli ho fatto fare, ve lo dico, no? Quando eravamo di là in redazione, gli ho detto: mi fai 1328 per 75? Mentre lui lo faceva mentalmente, io mi sono messo lì a fare la penna e clamorosamente, anche a me ormai mi manca l'abitudine, ho fatto un macello. E invece lui mi ha detto 99.600, che abbiamo poi riscontrato col padre che è di là che l'accompagna. Che era 99.600 e ci ha messo, ve lo dico io, ci avrà messo 50 secondi, un minuto non ce l'ha messo. Sì, ma spesso io sono la lavagna che faccio il problema, no? Che svolgiamo l'esercizio e lui mi dice il risultato prima che io lo faccia. Senti Niccolò, quando ti sei accorto di avere questa dote, questa qualità? Allora, io sapevo di essere abbastanza bravo a matematica e la professoressa, nell'ora di italiano, mi ricordo, è entrata in classe e mi ha chiesto se volevo iscrivermi a questo concorso, però non sapevo di avere così tante qualità mentali. Ma è già da ora fai la terza media, no? Ma già voglio dire dalle elementari che te ne sei accorto quando eri più No, piccolo. dalle No, medie. alle medie. Però, cioè anche all'elementare ero bravo in matematica, però che sapevo calcolare bene mentalmente, alle Alle medie. Ecco, tu chiaramente alle elementari non avevi difficoltà, ma magari ci sono No. dei bambini, possiamo dire, dei ragazzi che già le semplici tabelline, le operazioni più semplici possono andare in difficoltà, tu andavi liscio, liscio e tranquillo. Cosa succede? Perché ci può essere uno come Niccolò? Adesso poi fra poco lo mettiamo subito alla prova, che ha queste qualità e magari che sono rare anche. Sì, sicuramente lui è abituato a usare la mente, Quindi è un esercizio anche un quello alla esercizio fine. quotidiano, no? Mentale, mi dicevano anche che in famiglia fanno dei giochetti matematici con le targhe automobilistiche quando vedono dei numeri, no? Quindi sicuramente ci vuole l'abitudine. Però
Non bisogna sciaparsi a usare la calcolatrice, sempre questi Infatti, me ne sono accorto stamani, sai Melania. Io almeno con la penna, non con almeno con la penna era abituato. Invece stamani mi sono sì. lo sai a me quanto mi è venuto? Ho vergogna a dirlo. Mi è venuto 835.240. Come ho fatto non lo so, però. No, ma è vero, è un esercizio anche quello. Come l'esercizio fisico. Ci vuole anche mentale. Arrivano messaggi, io so già che poi sul fatto del calcolo mentale, io ho dei telespettatori molto, molto curiosi, molto spiritosi, faranno delle. Adesso noi facciamo una cosa, dai. Prepariamo il primo. Io ti do. Ti do il foglio, ti do la penna, anzi no, la penna te la do dopo, a parte che tu sei lì, quindi la penna... Lo controllo. La penna e poi ce la... Allora, io il primo... Facciamo così, ci vuole un attimo di silenzio. Allora, la prima operazione, allora facciamo così, se no vedi le altre, che ti chiedo di fare, la mettiamo qui sui giornali, che poi la rassegna stampa. Matteo, però bisognerebbe fargliela vedere... Bisognerebbe fargliela vedere là, e poi io te la dico comunque. Eccola qua. Ecco, guarda là, puoi guardare là, Niccolò? La prima operazione è questa qui. 836 per 649. Noi dobbiamo fare silenzio per un attimo, forse sì, è meglio? Sì. E lo facciamo fare. $542.751. Puoi scrivere? Allora, mi puoi ridare il foglio? Anche la penna, grazie. Allora, 542.751. Noi credo anche con l'ausilio della grafica abbiamo preparato prima con Matteo il risultato. Possiamo... Ce l'ha, allora vediamo, fammi vedere. Io questo l'ho fatto con la calcolatrice. 542.564, quindi differisce comunque di pochissimo. Tu mi hai detto 751, 564. Beh, calcolo un po' complicato, comunque bravo perché ci sei andato vicinissimo. Allora, io ti dicevo che i nostri telespettatori sono particolari. Io ho detto prima 7 per 8... 63, ma chiaramente loro l'hanno capito che io stavo scherzando, perché Steve mi manda un messaggio e mi dice: il risultato di 7 per 8 è 56 e non 63. E Steve, ma vabbè, ci siamo capiti. Poi vediamo un po', Casotti, posso fare? Allora, no, vabbè, qui parlano di... Hai sentito di Nicky Hayden? Purtroppo. Casotti, ho visto la morte di Hayden, ha corso sui circuiti di tutto il mondo senza un incidente e poi è andata a morire in una strada di periferia, quando era in bicicletta tra l'altro e non su una moto. Casotti, ma ha visto quante bandiere rossonere domenica allo stadio? Ma l'hanno riscattate al Monte dei Pegni perché in stagione regolare non si erano mai viste. Le viste quante bandiere? Lui tra l'altro era in campo, Nicola, vero? Sì. Era in campo. Poi
E ora però se vi ci mettete anche voi da casa a dargli, vabbè, dopo vediamo se glielo possiamo far fare. Dai, adesso io faccio una cosa. Allora, questo l'abbiamo risolto. Adesso io questo lo cancello e andiamo anche a vedere un po' i giornali di questa mattina. Allora, questo lo mettiamo qua. I giornali di questa mattina, cominciando dalla Nazione di Lucca, poi naturalmente soprattutto con Melania, se c'è qualcosa da commentare, vediamo. Potenziamento e assunzioni. Tagetik più forte con gli olandesi. Con l'ingresso di Walter Kluivert si spalancano i mercati dell'America settentrionale. La multinazionale sposa anche il trasferimento della sede all'ex manifattura tabacchi. SOS vaccini, circa 300 bimbi non coperti, straordinari per ASL e pediatri. E poi Diamanti, vedete, è finita in prima pagina anche della cronaca questa vicenda del basket Lemura, perché il basket Lemura è vero, ha vinto lo scudetto, ma adesso c'è stato questo clamoroso divorzio con Diamanti, che era allenatore di questa squadra, pensate, da 11 anni. Tu eri appena nato, si può dire, eh? Quanti anni avevi? 11 anni Due, fa. Quindi, tre. pensa quanti anni erano che Diamanti era allenatore delle Mura. Paletti sul mercato, non c'era più intesa. Beh, poi capiremo. Lui Diamanti chiaramente dice la sua, quello che dirà anche la società, quello che è realmente è successo. Allarme vaccini, mancano all'appello oltre 300 bimbi. Qui si parla di vaccini che una volta, almeno per quelli della mia generazione, erano regolari, ora purtroppo invece non tutti si vaccinano e c'è chi dice che sedute straordinarie all'ASL e dai pediatri, Tomasi somministrabili anche al pomeriggio, e poi c'è chi dice no. Giorgi del Movimento 5 Stelle, che è un medico, dice: io medico vi assicuro che non serve. Tu, Melania, che idea ti sei fatta? Io È un argomento sono molto pro delicato. vaccino in generale, capisco che nell'individualità delle persone possa essere valutato il rischio del vaccino per qualcuno particolarmente debole, si deve valutare, però in generale sì, direi che sono importanti. Via, mi spaventa questo potenziale di allagare di malattie che ormai erano state debellate. Infatti, si pensava non ci fossero più da noi. Terremoto biancorosso, si parla del basket Lemura, un Diamanti non è per sempre. Lemura, divorzio shock col Tecnica, addio dopo lo scudetto, la società, grazie di tutto, andiamo avanti. C'è questa vignetta in cui questo Diamante si è spezzato, no? Vedi, Niccolò? Il coach furioso sbatte la porta, veti sulle atlete dopo 12 anni, non potevo subire il mercato. Soldi, Europa e impianto, tutti i nodi da sciogliere. Il fatto sta che era già andata via la Pedersen, pare che la Dotto abbia già firmato per Schio, Diamanti va via, insomma, della squadra che ha vinto lo scudetto, alla fine rimarrà ben poco. La città che cambia, nuovi mercati e posti di lavoro, gli olandesi rilanciano Tagetik, e poi lavori abusivi nel parco storico, cantieri sequestrati a Villa Buonvisi. Qui si va verso il voto, ma si parla soprattutto di sicurezza. Sant'Anna si spaccia ad ogni angolo, la droga una vera emergenza. L'allarme è rilanciato dal vice parroco Don Giovanni Michelotti. Ti piacciono gli animali, Niccolò? Ce l'hai il cane, il gatto? Non c'è niente, non ce l'hai l'animale, ho capito. Tu, Melania, hai animali? No. Anche io. 5 maxi comuni nella valle, si parla della Valle del Serchio, è ora di superare i campanilismi. Lo dice l'ex sindaco di Varga Umberto Sereni. Sì alle fusioni, ma le vocazioni vengano prima dei confini. La proposta invece di Ardelio Pellegrinotti, il nuovo assetto del territorio, Barga con Gallicano, Coreglia e fabbriche di Vergemoli. A Fornaci di Barga, elezioni allo stabilimento KM, la FIM CISL si sfila dalla contesa. E poi, a proposito di animali, come sapete, in questi giorni è stato inaugurato il Campone, questa struttura a Fornaci di Barga. Campone vietato ai cani, polemica rovente sui social. Ma il presidente del Judo Club Fornaci, Ivano Carlesi, dice che ha vietato l'ingresso ai cani semplicemente per motivi igienico-sanitari, non perché Carlesi abbia assolutamente qualcosa contro queste povere bestiole. Si parla di sanità e salute anche sulla prima del Tirreno di Lucca. 8.000 vaccinazioni per tornare a scuola. Entro settembre migliaia di lucchesi devono mettersi in regola. Ecco perché penso valga anche a parte, non so se per la vostra è una scuola media. Torna l'obbligo per gli under 16. Quindi sì. Sì, si parla Multe. anche di obbligo per gli insegnanti in futuro. Multe ed esclusioni da scuola per chi non lo rispetta. Sì, anche per gli insegnanti. Ah, sì. Tu sei vaccinato? Sì, tutto a posto, sì.
Corte Campana rischia di perdere il suo potere. Accorpamento vicino, sede legale contesa tra Viareggio e Pisa. Provincia senza soldi, Menesini all'attacco, servono 8 milioni per chiudere il bilancio. Oggi il Consiglio rinegozia 81 mutui per 11 milioni in totale. E poi il nuoto, ti piace anche il nuoto? Lo fai il nuoto, insomma? Facevo. Ma nuoti, sì? Sì. Sì, sì. È stata riaperta la piscina comunale, si torna in vasca, riaperta dopo 2 anni la struttura delle tagliate, ma servono altri 20.000 euro per sistemare filtri ed autopompe. Vado velocemente a completare la rassegna stampa locale, perché quando poi torniamo ci sono tanti messaggi. Facciamo, te lo dico subito, quando torniamo, facciamo, se non ricordo male, una radice quadrata? Sì. Con le radici quadrate come va? Va bene. Allora, a Caviareggio si parla di vaccini. Non hanno vaccinato i loro figli. Migliaia di famiglie a rischio multa. Niente scuola fino a 6 anni, minacciate anche denunce al Tribunale dei Minori per chi si rifiuta. In Versilia ci sono quasi 800 bambini che non sono coperti dal morbillo, più di 1700 dalla varicella. E io immagino che tutto questo susciterà un vespaio di polemiche fra quelli che la maggior parte, che magari forse sono favorevoli, hanno fatto vaccinare i loro figli, e quella forse minoranza, non lo so, che comunque non ne vogliono sapere. Ambulanza investe ciclista e dagli, questi ciclisti poverini veramente, durante un soccorso, pensate, l'uomo transitava lungo via Cei quando è stato colpito dal mezzo della misericordia, aveva il semaforo verde, ma stando a quanto ricostruito dal 118 aveva gli auricolari. Multa in passeggiata per le pedane mancanti, decine di locali sanzionati per inadempienza alla delibera del 2015, Zucconi Margherita l'aveva appena ordinata, dovrò pagare lo stesso. Andiamo a Piano di Mommio, invasa dai rifiuti, al via il porta a porta, e poi Buratti, siamo a Forte dei Marmi, la regione dice no alle scogliere anti-erosione. Bene, ci fermiamo, pausa pubblicitaria, quando torniamo la radice quadrata con il nostro Niccolò, A proposito dei calcoli mentali, ma quanti scudetti ha vinto la tua Juve? Sì, tanti. Ci scommetto che non lo sai. 35. Ora, quanti? 35. Ti sei sbagliato. 35. Ti sei sbagliato perché sono 33. No, 35. Io non lo so. Insegui il calcio? Non lo seguo. Lui dice 35, perché in realtà due alla sua Juve, Melania, gliel'hanno tolti. Ora poi rimane da... Quindi sono, tu ce n'hai 33, hai la terza stella, però ce n'hai. Vabbè, dai, fra poco parliamo di questo e tanto altro. Naturalmente i vostri messaggi, ce ne sono tanti, come vedi fanno gli spiriti. Io ho detto 7 per 8 fa 63. Steve, scherzavo, lo so che 7 per 8 fa 62, tra poco. 8.50 con la professoressa Melania Marsili, professoressa di matematica e scienze della Caster De Nobili di Santa Maria a Colle, e uno dei suoi allievi, questo giovincello Niccolò Bonini, 13 anni, no Niccolò? 14. 14, sei del 2000? 3. 2003. E che gioca nella Lucchese, non l'abbiamo detto prima, giochi nella Lucchese. Sì. In quale squadra? Giovanissimi? Sì. Com'è andata la stagione? È andata bene, sì. In campionato siamo arrivati settimi su 13. Vabbè, quindi. E ora stiamo disputando dei tornei. Chi è il tuo allenatore? Chi era il tuo allenatore? Gennazzoni, Nicola. E tu che ruolo giochi? Mediano. Ma sei un mediano di quelli ispirati? Sei un mediano di quelli che si mette lì e... Sa girare la palla. Cioè, alla Mingazzini, no, alla Bruccini. No, alla Bruccini. Sa girare la palla. Sa giocare la palla. Sì. Quindi alla Bruccini. Sì. Ti piace Bruccini? Sì, è il mio preferito. Matteo, dopo, più tardi, riprepariamo dal servizio di ieri il gol della Lucchese, fantastico. Pensa tu che non segui il calcio. No, ma questa la so. Al 95esimo, era l'ultima cosa da fare. L'arbitro ha detto, guarda, vi faccio battere questa punizione, era 0-0, vi faccio battere questa punizione, poi non ha neanche fischiato la fine. Quando Bruccini ha fatto il gol, guarda, Matteo Pedini, siccome... ha visto che sei della Juve, guarda com'è bravo, guarda che ti fa vedere, guarda come la va, ma tu la batti una punizione così, guarda la voce, tu dov'è? Eri lì proprio vicino alla porta, sulla destra del teleschermo, Sì. Hai visto subito quando è partito il pallone che andava dentro, sì. E che fa? È vero che sei partito? Sono entrato in campo, sì. Andiamo avanti Matteo con le immagini, Andiamo avanti con le immagini, Matteo. È vero che sei a questo punto sono tutti partiti. Quelli dell'Albino Leffe, poverini, sono rimasti come statue di marmo. Bruccini è partito e è andato dall'altra parte, sotto la curva, e tutti dietro. Sì. Io ero quello laggiù. E tutti dietro. Sì. Stato bello, dai, Niccolò. Sì. Stato bello. Vabbè, dai, poi dopo ne parliamo, perché ora c'è anche la partita di ritorno, perché se fosse finita lì saremmo tutti contenti. Senti, un messaggio e poi la radice quadrata. Un messaggio e poi la radice quadrata.
Beh, ora Gao, che è uno dei nostri amici di Buongiorno con noi. Gao, hai sentito? Andiamo avanti ancora questa settimana, poi dobbiamo sospendere, però te e tutti gli altri amici vi riaspetto poi da fine agosto, primi settembre. Chiedi anche un calcolo, ora poi vediamo, Gao. Casotti, la dirigenza delle Mura sono riusciti a mandare via anche i diamanti, oltre alle decine di persone alle quali hanno fatto passare la voglia di seguirli. Ora io, Gao, non esagererei, perché come dicevano, tu sei professoressa di matematica, ma hai studiato anche latino, Qualcosa. virtus in medias, come si Ah. dice? La verità sta sempre nel mezzo, no? Quindi non lo so. Io ho detto, adesso siccome sarà sentita la campana di diamanti, ora io mi riprometto e vi riprometto di sentire anche la società, a cominciare dal presidente Cavallo, per capire esattamente quello che è successo, perché ci sta anche che a Diamanti gli sia stato fatto questo discorso. Caro Diamanti, noi abbiamo, caro Diamanti, virgola, noi abbiamo vinto lo scudetto, punto e virgola. Adesso la squadra non la possiamo confermare perché abbiamo raggiunto il massimo, perché non siamo lo schio, perché abbiamo un budget limitato, dobbiamo ripartire. E può darsi che questa a Diamanti non sia andato bene, che è legittimo. Può darsi anche che a Diamanti gli sia fischiata qualche sirena. L'hai studiata l'Odissea? Cioè, Sì, sai quando insomma. Ulisse fu tentato dalle sirene, no? L'hai studiata quella parte lì, no? No. Non l'hai studiata le sirene che lui dice, me le sirene le voglio sentire, soltanto che se le sentivi poi ti buttavi in mare e le sirene poi non erano tanto simpatiche, no? Allora lui che fece? Si fece legare al palo maestro e mentre fece tappare ai compagni, Ah, sì, hai me la capito? ricordo. Qui sono altre Insomma. sirene queste qui, che magari a Diamanti, da schio, da non so, gli possono aver detto, caro Diamanti, lei è molto bravo perché ha vinto uno scudetto che ne vale 10 da altre parti. Allora, perché non viene da noi che magari le diamo 5 volte di più? Non lo so, sono considerazioni, supposizioni Gao che faccio io, alle 8:50 di mattina, quindi non diamo mai nulla per scontato. Gliela facciamo fare questa radice quadrata? Allora, ci proviamo? Allora, andiamo sui giornali, Matteo. Tu guarda là, la radice quadrata di 2116. È precisa? È precisa. Mi ha chiesto se è ancora dato perfetto, se viene con la virgola o no. Ah, addirittura. Quarantasei. 46, hai detto 46, che adesso poi lo sai cos'è 46 anche, no? Tu che segui lo sport, Qual era il vediamo. risultato? 46, lo facciamo vedere, stavolta è stato preciso, preciso al. Quella di prima poi, signori, non era semplice, 46, bravo, bravo Niccolò. 46 nello sport è un numero che si accosta a chi? A un grande del moto mondiale, no? Valentino. Ah, Valentina, sì, vabbè. Valentino Rossi, va bene, anche questo è risolto. Ora, casomai, poi Gao, vediamo, se una voglia ti fa anche l'altra. Allora, leggiamo ancora altri messaggi. 360-1038-330, lo vedete qui. Io immaginavo Melania parlasse anche dei vaccini, no? I nostri Sì, telespettatori. l'abbiamo. Casotti, si fidi, io mi posso anche fidare, io mi fido di tutti e di nessuno alla fine poi, Si fidi, i vaccini non fanno sempre bene, ma anzi, alcuni portano dei danni permanenti. È una questione di lobby di industrie farmaceutiche. Non lo so, io non so cosa risponderti sinceramente, se i vaccini non fanno sempre bene. Ecco, però dici non fanno sempre bene, vuol dire che non dici non fanno mai bene. Io l'ho fatti tanti anni fa, quando ero bimbo, io e tanti della mia generazione. Noi allora Sì. era obbligatorio, si Sì. facevano, addirittura uno Melania ci davano lo zuccherino, se no sarebbe stato amaro. Stiamo facendo le corna, siamo sempre qui. Non lo so, io mi sembra un problema grosso, Melania. Sembra un problema grosso, sì, a volte le paragono un po' al casco, no? Per la moto che sicuramente protegge, però in alcuni casi magari ha fatto peggio, no?
in alcuni incidenti può essere peggio averlo che no, ma sono rari questi casi, no? E quindi... Allora, Casotti, il problema è anche la vicenda delle mura e di diamanti suscita molto interesse. Casotti, il problema è che, perché poi magari tanti non se l'aspettavano, perlomeno che andasse via così sbattendo la porta, pensavano succedesse più avanti, magari fra un paio di settimane, per i motivi che vi ho detto anch'io. Casotti, il problema è che Diamanti faceva il mercato col suo procuratore Luigini, io sinceramente non conosco, vedi che sono molto informato, che gli faceva prendere tutte le giocatrici senza mai dirgli di no a nessuna. E io questo non lo so, sinceramente non lo so, non vi posso rispondere. Ora Melania qui, ma io questa te la devo... C'è il nostro Paolo da Pietra... Paolo, ma tu sei in cerca di moglie, non ho capito perché mi fai questa domanda adesso. Ma la professoressa è sposata Paolo da Pietrasanta. Melania, rispondiamo a Paolo perché sono... No, non sono sposata. Sei sposata? No, no. Sei fidanzata? No. Accidenti, Paolo, è libera. Paolo, manda su WhatsApp una tua foto. Vabbè. E poi sempre Paolo, che è molto arguto, dice, naturalmente il giovinotto saresti te, sarà esperto di computer o no? Insomma, un po' sì, ma non tantissimo. Un po' sì, ma non tantissimo. Non sei uno che sta... Io lo devo dire adesso, Niccolò, eh? Però mi hai detto che giochi nella Lucchese, che hai tanti interessi, quindi credo che non sia il tuo caso. Se no, non è che sei come tanti. Poi ora la professoressa qui può dirci meglio le cose. Tanti dei tuoi compagni che vita naturale durante, dalla mattina alla sera, forse tranne che quando sono in classe, mi auguro di no, eh? No, in classe no. Che il loro movimento naturale è questo, l'assetto, diciamo, fisico è questo qui. Testa china e così, è così. Non sei di quelli. Sinceramente ci sto tanto al cellulare. Ci stai tanto, eh? Sì. Vabbè. Quando mi devo riposare, di solito mi riposo con quello. Ho capito. Vabbè, del resto il mondo è cambiato, no Melania? Ma a scuola è assolutamente vietato, no? Quindi se lo vediamo lo ritiriamo, no? Comunque non succede, alle medie non succede spesso. Però in giro certo, le vediamo tutti. Io devo andare sul sito del Corriere della Sera, non capita spesso, ma talvolta purtroppo la mattina capita, perché io vi potrei far vedere. Anzi Matteo, facciamo una cosa. Prima del sito, visto che Matteo Bedini è in grande forma, perché reduci dalla Coppa Italia, da uno scudetto, è lì che aspetta il 3 giugno, come te, anch'io. No? Quindi è in grande forma Matteo Bedini. Prima la parte cartacea del Corriere della Sera, che ci dice: campo dall'orto spinto a lasciare, ci dia Rai voce al piano sull'informazione del direttore generale verso le dimissioni. Che veramente, poi a quello che fra poco sto per proporvi sul sito, verrebbe la voglia da dire di questa notizia qui, con tutto rispetto della RAI, che adesso il canone ce l'hanno messo nella bolletta della luce, ma chi se ne frega, sarebbe l'ora la finissero di sperperare tanti soldi degli italiani. Questo lo dice Guido Casotti e se ne assume la responsabilità. Poi c'è Trump, conosci Trump? Guarda adesso, vai, spettacolare Trump, perché oltre, vedete, ai suoi proverbiali capelli, ieri si è messa, come si chiama Melania questa? Non lo ricordo. Come si chiama questa? Comunque il presidente degli Stati Uniti arriva a Roma, però intanto ieri è stato al Muro del Pianto. Il Muro del Pianto, come sai, insomma, è un punto di riferimento importante, la Gerusalemme, serve un accordo di pace e speriamo che, insomma, alle parole poi seguino i fatti, perché i venti di guerra che ci sono in giro non ci piacciono tanto. Il voto simulato, nessun vincitore, solo larghe intese. Qui vengono fatti questi sondaggi, per cui se poi non si decidono a fare questa legge elettorale in Italia va a finire che non ci sarà mai stabilità né governabilità. Ma a me mi viene da pensare che, siccome diceva il compianto Andreotti, che a pensar male ci si azzecca, che nessuno voglia questa legge elettorale chiara, decisa, di governabilità, perché alla fine così ci mettono becco tutti, comandano tutti, e al tavolo della mangiatoia ci si mettono tutti, cara Melania. Vabbè, dai, andiamo sul sito del Corriere della Sera, invece c'è poco da scherzare, andiamo sul sito del Corriere della Sera, perché purtroppo c'è questa notizia: Manchester, kamikaze al concerto dei Teenager, 22 morti, anche bimbi tra le vittime. Sì. Cosa dire? L'hanno detto stamattina anche sul gruppo della classe di WhatsApp. Come, scusa? Stamattina sul gruppo di classe, su WhatsApp, hanno detto. Quindi lo sapevo. La strage di Manchester, cos'è successo in 2 minuti? Concerti nel mirino e chiodi negli ordigni, pensate. Una strategia già utilizzata. Io non lo so, perché poi tutte le volte adesso si dirà, si faranno tanti discorsi.
Però è così, è un brutto andazzo, purtroppo, mi permetto di dire. Melania? Sì, no, è un brutto momento e niente, dico, fanno bene quando fanno le perquisizioni prima di entrare ai grandi eventi, anche se c'è da fare un po' di attesa, tutto sommato è per la nostra sicurezza. No, è vero, è vero. Siamo in un periodo in cui dobbiamo tutelarci, no? Sì, tra l'altro da noi il 23 di settembre qui avremo il concerto dei Rolling Stones. Ti piacciono i Rolling Stones? Sì. Sì? Questi vecchi bucanieri. Vabbè, non si può dire no. No, è incredibile, perché le presenti i Rolling Stones? Sì, però le canzoni poi. Cioè, ma te li vedi, no? Le visti adesso, come, non come erano 20, 30, 40 anni, come sono adesso, le visti? Cioè, sono Mick Jagger, tutti gli altri, sono dei signori oltre i 70 anni, eppure fanno, soprattutto Mick Jagger, fa di quelle cose. Poi c'è chi maligna sul fatto che abbia questo dinamismo, questa energia, no? Ma al di là di malignare, lui ce l'ha. Poi arrivano altri messaggi. Vediamo anche il cartaccio della Repubblica: sfiduciato il DG, crisi alla RAI, bocciato il piano di Campo dall'Orto, lui verso l'addio, sono ostaggio delle pressioni, pure Maggioni vota contro i grillini, manovra di Renzi. Gabanelli, forse lascio la TV pubblica. Se sentite rumore, sentite tremare, tranquilli, no, lo dico a Melania e a Nicolò, non è terremoto, è che qui al Polo, possiamo tornare in studio Matteo, che è la penultima puntata stagionale, stamani mi sento bello pimpante, bello tonico, mi sento come Bruccini al 95esimo. Qui al Polo Tecnologico, stamani loro, a parte le difficoltà di trovarci stamani, che hanno, qui continuano a fare lavori, no, come questa struttura doveva essere finita da anni, perché noi ci siamo dentro da 3 anni e mezzo, e invece poi, come spesso succede in Italia, lavori sono infiniti, ci tornano sopra, ci rilavorano, cioè, quindi abbiamo sentito tremare tutto, però io non mi sono spaventato, perché, e loro neanche, perché hanno sentito chiaramente qui sotto una ruspa, un mezzo, non lo so quello che è, so, speriamo non tirino giù nulla. Quotidiano Nazionale, poi andiamo in pubblicità, istigati al suicidio, ecco, questa è veramente una, si chiama balena blu. Ah, blue whale. La sai cos'è? Sì. Le iene del web. Dai, ammazzati. Ma dai, ammazzati, lo direi volentieri a questi sciacurati, a questi scellerati, che veramente io nella vita veramente non hanno nulla da fare di meglio. Poi viaggio nella rete, ragazzi che vogliono entrare nel gioco mortale e oscuri personaggi che li incitano a togliersi la vita. Ecco, questi quando poi si beccano, se si beccano, vabbè, Trump al muro del pianto, qui c'è veramente da piangere, Trump al muro del pianto, la pace è possibile, nuovo scontro con l'Iran. Sì, perché poi alla fine credo che l'obiettivo sia quello. Sentite del nordcoreano che lancia i missili, che non si sa se sono missili che vanno, se sono tipo quelli della sfilata del carnevale di Viareggio. Però l'obiettivo, sappiate bene, lo dico stamani, è l'Iran. Non vi sbagliate. Vacanze VIP di Obama, a proposito di presidenti americani, scelgono Siena e snobbano Firenze Uffizi, scontro in bici, Nicky Hayden, corsa finita, motociclismo in lacrime. Va bene, dai. Ci fermiamo per la pubblicità, quando torniamo abbiamo ancora un'altra operazione per te, un massimo comune divisore. Allora dopo la professoressa mi spiega, no, ma spiega a me, non a te, se lo sai, spiega a me cos'è un massimo comune divisore, che io non me lo ricordo proprio, veramente, a tra poco. Eccoci tornati in diretta, 9-7 minuti, mi diceva Matteo Pedini, caro Niccolò, siamo lunghini, sai cosa vuol dire? Vuol dire che ci siamo allungati un po' coi tempi, ma ora recuperiamo. La professoressa Melania Marsili, Niccolò Bonini, quanto c'ha Melania, Niccolò, in matematica? 9 nel primo quadrimestre. Poi. 9 per un dare di 10. Perché era il primo quadrimestre. Per non esagerare, ma ti accontenti del 9, sì? Mi accontenterei, all'esame no. All'esame vuoi di più, sì. Chiaramente. È arrivato un altro messaggio che riguarda purtroppo, allora, Casotti, erano altri tempi sui vaccini, forse parla di quando li facevamo noi, non c'erano, dice questo nostro telespettatore, le mafie delle case farmaceutiche a indirizzare le scelte dei consumatori, no, io non lo so. Questo non lo so, sinceramente non mi sento di esprimere. Lo sapete, quando credo di potermi esprimere lo faccio, in questo caso. Boia De Casotti, quel ragazzo li fa sì i conti con quella bella professoressa accanto. Li faceva anche prima. Sì, noi a scuola ci sapeva,
e lo devo reggere, senza offesa per le professoresse. Dice, noi a scuola ci si aveva certi gavorchi, che lucchese sapete cosa vuol dire, di professoresse che bisognava guardare i muri. Vabbè, invece ora mi faccio serio, questi terroristi sono infami perché colpiscono i giovani e chi si diverte. Di certo evitano di fare attentati al Vaticano, così evitano la guerra di religione. Ma anche questo non lo so, eh. Io su questa parte del messaggio sono d'accordo sul fatto che sono infami, non infami, di più. Sono infami e sono vigliacchi, l'ho già detto e lo ripeto, perché le guerre di una volta, ce ne sono state solo nel Novecento, le studiate, la prima, la seconda guerra mondiale, le studiate, no? Tanto per rimanere alle più recenti, dove c'era un esercito e di fronte c'era un altro esercito, quindi tu il nemico lo conoscevi, sapevi dov'era. Oggi il problema è che il nemico non sai dov'è, assolutamente. Arrivano altri messaggi. Allora, caro Niccolò, juventino che non sei altro, ti assolvo e ti do la sufficienza io, perché sei grande tifoso della Lucchese, se no sulla mia pagella ci avevi un bel 5. Aia. Allora, il massimo comune divisore, ecco qua, che poi adesso la professoressa mi spiegherà cos'è, tra 182, lo vedi là, e 294. Sì, allora lui a mente dovrebbe pensare ai divisori di entrambi i numeri e dire qual è quello che hanno in comune che è maggiore. Il microfono, Melania. Ah, ecco, perché era quello che faceva. Quattordici hai detto? Non lo so, se lo chiedi a me, io non lo so. Abbiamo calcolato che è 2. 2? Però 14, sono sbagliata io prima, me lo diceva il suo babbo. È 14? Sì. Cioè, è 14. No, adesso no. Però Melania, ci devi a parte che lui l'ha fatta a mente. Infatti, bravo. Cioè, come funziona però per calcolarlo? Per calcolarlo dobbiamo 14, fare la composizione, esatto. Sì. 14 nel calcio, grandissimo giocatore del passato. Del passato. Che se lo avevi visto giocare, altro che Bruccino. Uno dei primi giocatori che, allora sai che sì, tuo papà se lo ricorda, i numeri andavano dall'1 all'11, no? Era così. Sì. Poi dopo venne fuori che, da una ventina d'anni fa, che ognuno si poteva mettere il numero personalizzato. Fu uno dei primi in assoluto, era olandese, e si chiamava, è morto pochi anni fa, si chiamava Johan Cruyff. Ah, Cruyff. Bravo, sì. No, Melania, scusa adesso se dal sacro siamo passati al profano. Allora, come si fa? 182, 292. Io lo faccio per scritto, però. ecco. E devo fare la scomposizione in fattori primi di 182, la scomposizione in fattori primi del 294. Già lì, il comune mortale, cioè il comune ignorante come me, non ci capisce nulla, però. E devo prendere i fattori comuni e li moltiplico tra loro. Ed è 14. Ma infatti quando mi hai detto 2, anche io che pure non ne sono. Non avevo considerato il 7. Bravo. Senti, ma di queste tre operazioni che Niccolò ci ha risolto, perché anche la prima, sì, insomma, ha differito.
Qual era la più complicata secondo te da fare così a mente? Poi dopo ce lo dice anche lui secondo me. No, sicuramente la prima. Una moltiplicazione 3x3, 3 cifre per 3 cifre è complicata. È stata la prima la più complicata per te? Che dici? Come capo la più complicata, però l'ultima. La più complicata però non era complicatissima, diciamo. No, poi perché basta sì, cioè per 300, secondo me se ricontrollava un attimo le unità, sì, le prendevi. Cioè perché nel senso io ho preso il primo numero e l'ho moltiplicato per 100 e il prodotto l'ho moltiplicato per 6 e quindi praticamente avevo moltiplicato per 600. Poi ho moltiplicato per 100 e ho diviso per 2 e quindi ho moltiplicato per 650 e poi ci ho levato 836 e quindi avremo... Ah, quindi c'è il trucco, sì. Diciamo il trucco. Sì, questo è il mio trucco. Il trucchetto c'è? Perché se no anche quando ero andato a Cervia, Davide Toffoli, che era il... Forse i capelli di Melania, insomma. Ecco, bravo. Che era il... cioè, quello che ha inventato questo gioco del calcolo mentale, è stato anche campione mondiale e olimpico, ci ha fatto vedere dei trucchetti per come fare anche le moltiplicazioni a 3 cifre, però da fare a mente non mi tornava tanto bene perché erano un po' lunghe e allora ho fatto col mio metodo. Ci arriviamo? Sì. Ci arriviamo prima, sì. O poi? Ci arrivi prima che la Lucchese torni in Serie B o dopo? Se può darsi prima. No, vabbè, vediamo, dai, speriamo insieme. Vabbè, c'è un microfono che fa le bizze. Io pensavo che sull'ultima, caro Bedini, e adesso poi vediamo di è quello del ragazzo. È quello di... allora lo risolviamo. Io pensavo che sull'ultimo tu mandassi in confusione, ma lo sai perché? Perché te l'ho messo così, possiamo andare un attimo sui giornali? Te l'ho messo così, poi ho detto meno male, tu leggevi, ci hai fatto caso Spalletti? Spalletti, eccoti, io mi è venuta la tentazione di dire, ora gliela alzo così... No, andiamo Matteo, andiamo su, gliel'alzo così, al che lui mandava in confusione totale. Se poi andavamo a leggere anche sotto, dove si fanno i nomi di Nainggolan o Strootman, al che non me l'avresti mai risolta questa operazione. È vero? Sì. Sei preoccupato? Un pochino. Sei preoccupato per l'Inter? No. Ride, sta ridendo sotto i baffi. Va bene, dai, ultima pausa pubblicitaria, quando torniamo vediamo se c'è da risolvere il problema con... Mi hai fatto andare in tilt il microfono, vedi? E poi torniamo, ci sono altri messaggi e poi mi devi dire davvero cosa vuoi fare da grande a questo punto, eh? Me lo dici dopo, eh? Vuoi fare il calciatore, vuoi fare il matematico, Melania? Boh, chi lo sa, dai, ce lo dice dopo, a tra poco. Allora, le 9 quasi e 20, eccoci tornati in compagnia di Melania Marsili, professoressa di matematica e scienze, abbiamo detto alla scuola media Caster de Nobili, no? Sì. O Custer? Custer de Nobili, perché diciamo dove dire Custer? Non è intitolata al generale dell'esercito americano, Custer de Nobili di Santa Maria Colle e Niccolò Borini che insomma queste tre operazioni se le ha risolte ridendo sotto baffi. Allora ci dicono, caro Casotti, quando a settembre tornerà, cioè quando tornerò io a settembre, noi ci siamo sempre, ora finirà un giorno con noi questa settimana ma siamo sempre qui, dice la nostra classe politica avrà ancora una volta dato il peggio di sé. E pare che non abbia dubbi. Io non lo so, io vorrei avere qualche dubbio invece che riescano a dare ogni tanto anche qualcosa di buono, no? Speriamo, dai, tanto... Allora, Boia De Casotti, il ragazzo è bravo... non te la prendere. È bravo in matematica, su questo non abbiamo avuto dubbi stamattina. Ma sulle scelte calcistiche è da bocciare. Ma cosa ti riferisci? No, una scelta calcistica della Lucchese va bene. L'altra, vabbè... Che gli rispondi? Forza Juve. Ecco fatto. Vabbè, dai, la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Eccolo qua, Spalletti, vedi che ghigno che c'ha. Questo ghigno qui che dice, puoi andare a prendere la Juve. Spalletti, eccoti l'Inter. La scelta dopo l'incontro tra Sabatini, Zanga e Ausilio. Triennale da 12 milioni, annuncio forse già lunedì. Con lui Nainggolan o Strootman, cioè uno dei due centrocampisti della Roma. E Tolisso. Tolisso era un giocatore che interessava anche alla tua Juve. Poi bacia la signora, Allegri con l'Euro Juve può battere Trapp e Lippi. Ciclismo ti piace? Insomma, c'è il Giro d'Italia, ora sono tappe bellissime quelle del prossimo. Oggi Mortirolo, doppio Stelvio, oggi è show. E poi addio Niki, si è spento Haydn, tradito dall'amore per la bicicletta. Purtroppo era successo con Michele Scarponi circa un mese fa. Vabbè. Rompicapo Allegri, eccolo qua, clamorosa ipotesi per il tecnico, potrebbe decidere di andarsene dopo l'eventuale triplete. Ci stai a fare il triplete e Allegri va via? Sì.
Oppure preferisci che Allegri rimanga? No, no, no. Vai pure Allegri. Meglio triplete Allegri. Nibali, ora o mai più, oggi Stelvio e Mortirolo, deve andare un po' di corsa. C'è già un vincitore, si parla della tua Lucchese, il Porta Elisa. Lopez ringrazia il pubblico per il calore, poi avverte, a Bergamo sarà battaglia. Domani sera al Binolea, domani sera è una partita... Vediamo un po' se Mingazzini... Cioè, il tuo giocatore preferito della Lucchese? Me la... Bruccini. Poi e Lucchese da valutare... E De Feo. Lucchese da valutare le condizioni di Mingazzini. Il metronomo è fondamentale per l'equilibrio della squadra rossonera. Lavoro personalizzato per lui. E specie Bruccini e Raffini. Non è in campo subito. Tutti a Bergamo e Lazzareschi entri nel club, lo dice l'ex Bruno Russo. Sale la febbre del biglietto tra i tifosi. In allestimento pullman e carovane di macchine per invadere Bergamo. Alla fine penso sui 500 ci saremo, anche se la trasferta è molto lunga. Intanto nel settore giovanile della Lucchese la squadra allievi, non so se lo sapevi, allenata da Vito Graziani, si è aggiudicata il Memorial Federico Pisani a Castelnuovo Garfagnano. Avevo sentito che aveva vinto un torneo, però non sapevo. Sì, battendo in finale il Torino per 1-0. Dopo che in semifinale avevano battuto anche l'Atalanta 1-0. Sono stati bravi. Tu passi allievo il prossimo anno? No. No, non ancora. Poi si parla anche del Viareggio, al lavoro per il Viareggio del futuro, il presidente Baroni guarda già la prossima stagione, la conferma di Bresciani sarà una delle prime scelte da fare, Marinai un gol per entrare nella storia. Poi vi segnalo, da quelle parti come sai magari a te non susciterà grande interesse, però in Versilia c'è invece grande passione per l'hockey su pista, centro fagli un altro scherzetto, hockey su pista, le semifinali scudetto questa sera, Viareggio a Lodi sognando l'impresa bis. Vabbè, siamo quasi in chiusura. Allora, Melania, è stato un piacere averti qui con noi. Piacere mio. Come sono i tuoi allievi in generale? A parte questo ragazzo che insomma qualità, sono attenti, sono... No, in generale sono attenti, sono bravi, bene, sì. Sì, a scuola si lavora ancora bene. Perché i cellulari sono banditi, quindi sono gli scolari di una volta. Sì, eh? Sì. Cosa vogliamo fare da grande, caro Niccolò? Prima sì. Me l'hai detto, cosa vorresti fare? Cioè, il prossimo anno ci sono le superiori. Lo so, vado a scienze applicate al Fermi, però non ho idea di cosa fare da grande. Poi successivamente no. Anche il calciatore no? Vediamo, dai. Spero. Magari, perché no? Un giorno nella formazione della Lucchese a centrocampo il Bruccini del 2030, Magari. Niccolò Bonini, Magari. E magari al 90esimo fai un gol. Le punizioni batti. No, perché ci sono altri più bravi di me a battere punizioni. Tu pensi, insomma, a dettare i tempi, ti va bene sì. Così, a dettare i tempi al centrocampo. Giusto. C'è un ultimo messaggio. Casotti, ma lo sa che Hayden, oltre ad aver battuto Rossi, era stato tra i pochi a vincere la 200 miglia di Daytona? Sì, questo lo sapevo, è stato campione del mondo nel 2006 e purtroppo non c'è più. Va bene, dai, siamo in chiusura, così facciamo contenti anche Bedini che ci ha detto alle 9.26 devi chiudere, tra poco il TG Noi. Domattina noi torniamo con quella che almeno per me è l'ultima puntata di questo ciclo di Buongiorno con Noi, che però andrà avanti fino a venerdì mattina. Avremo in studio l'amico Daniele Boschi, che è, insomma, è uno dei simboli del sub Città di Lucca, che quest'anno festeggia anche una bella ricorrenza. Avremo tante foto, parleremo del sub Città di Lucca, insomma sarà credo una trasmissione interessante. Grazie di nuovo a Melissa, grazie di essere stata con noi, grazie a Niccolò, bocca al lupo, mi raccomando, per tutto, e grazie a Matteo Bedini, torniamo domattina alle 8.30, grazie a tutti voi che siete anche intervenuti, buongiorno.